Ciao a tutti, oggi pieghiamo i due coniglietti, questi qua per l'esattezza, che mi è stato richiesto di rifare questo video perché non sono chiare le pieghe. Proviamo a fare meglio. Intanto vediamo le proporzioni. Questo modello è nato con un foglietto che avevo tra le mani durante una gara di scherma. Il formato, scoprì dopo, era approssimativamente uguale o simile a questo della videocassetta. Nel video precedente ho mostrato un modo per ottenere il rettangolo di proporzioni adeguate, adesso ne ho trovato uno che forse è migliore e ve lo mostro subito. Prendete un foglio formato A4, lo piegate per lungo, lo riaprite e poi piegate quest'angolo in modo da portare questa punta sulla linea verticale che divide il foglio a metà. Da questo punto tracciate la linea orizzontale che serve. Una volta tagliata vi darà il vostro rettangolo. Proporzioni, grosso modo, le ho segnate qui, 21 centimetri diviso 11 e 3, quindi proporzioni 1,85 tra questo lato e questo lato. Una volta ottenuto questo rettangolo, ma non è molto critico, vedete che con rettangoli leggermente differenti abbiamo ottenuto gli stessi, pressappoco gli stessi risultati. Comunque, procediamo come per il coniglietto singolo, che è questo che vedete qui e di cui le istruzioni sono date in un altro video. E facciamo le pieghe, le stesse pieghe iniziali di quel coniglietto. Verrà fuori un coniglietto a due teste. Pieghiamo gli angoli come si faceva in quell'altro caso, così. Così. Adesso rivoltiamo indentro tutti e quattro gli angoli. Naturalmente, se avete schiacciato bene, cosa che qui non ho fatto io, la piega viene bene. Eccolo qua. E avete ottenuto questa figura, vedete? Portata in giù la punta di qua e di qua, e ripiegate di nuovo, rigirate il modello in questo modo. A questo punto dovete piegare per le orecchie le quattro punte in questo modo. Dopodiché piegate così e così, vedete, avete piegato in questo modo, da questa posizione in questa, e avete ottenuto le due teste del coniglio piegate le punte in dentro del muso, una e due. Piegate il coniglio a metà in questo modo, tirate sulle orecchie in modo che questa piega sia perpendicolare al dorso del coniglio, più o meno ovviamente. Adesso avete avuto un coniglietto a due teste, rimettiamo dentro questa piega del muso che se n'è uscita, eccola qua. Adesso, tenendo conto della linea centrale che vi dice il punto in cui dovete piegare, piegate il coniglio in modo che questo muso vada abbastanza vicino alla punta delle orecchie dell'altra. Avete piegato in questo modo, vedete, a partire dal centro. Dopodiché, sempre da qui, schiacciate molto molto bene, piegate lungo questa linea in questo modo. E schiacciate bene bene bene. Adesso l'unica piega un po' difficile,
perché vedete, dovete sollevare, sollevare, vedete, sollevare da questa posizione, sollevare da questa posizione. Il coniglio adesso è piegato in questo modo, lo riapriamo, portiamo questo lembo esterno ad appoggiarsi al lato di là e ce lo teniamo fermo. Quest'altra parte invece, vedete, va rivoltata indietro per infilarsi dentro il coniglio. Quindi questa linea la portate qui e questo lo portate qui e poi ripiegate. Avete ottenuto che i conigli sono uno dentro l'altro. Vedete, rifacciamo. Rifacciamo tutto. Abbiamo piegato i due conigli così. Piegato di nuovo in questo modo. Adesso tiriamo su questo lembo, lo portiamo, è già piegato nel modo giusto, lo portiamo dal lato esterno e quest'altro invece lo dobbiamo rivoltare per portarlo dentro in questo modo. A questo punto li fermiamo piegando la coda in questo modo. Schiacciamo bene, diamo forma al muso e alle orecchie con lo stesso sistema adottato per il coniglietto singolo. Infilate un dito qui e pizzicate e schiacciate. Poi aprite le orecchie e fermatele schiacciando leggermente la base vicino alla testa, così vedete la stessa cosa su questo coniglietto che sta dietro. Piegate le orecchie e schiacciate leggermente la base. A questo punto poggiate sul pollice le zampe davanti del coniglio anteriore e con l'indice muovete quello posteriore. Speriamo si sia capito per bene stavolta.